L'acqua della vita. C'era una volta un re che era malato e più nessuno ormai credeva che potesse vivere ancora. I suoi tre figli, che erano molto addolorati, scesero a piangere nel giardino del castello. Là incontrarono un vecchio che domandò loro il perché di tanto dolore. Gli raccontarono che il padre era così ammalato che presto sarebbe morto, poiché nulla poteva giovargli. Il vecchio disse: io conosco un rimedio, l'acqua della vita, se la beve guarirà, ma è difficile da trovare. Il maggiore disse: la troverò. Andò dal padre ammalato e gli domandò il permesso di andare a cercare l'acqua della vita, poiché solo quella poteva salvarlo. No, rispose il re, è troppo pericoloso, piuttosto preferisco morire. Ma il giovane lo pregò tanto che alla fine egli acconsentì. In cuor suo però il principe pensava: se procuro l'acqua divento il prediletto ed erediterò il regno. Così si mise in cammino e dopo aver cavalcato per un po', vide sulla strada un nano che lo chiamò e gli disse: dove vai così di fretta? Razza di omicciattolo, disse il principe con fare altezzoso, non hai bisogno di saperlo. E proseguì. Ma il nano era andato in collera e gli aveva scagliato una maledizione. Infatti il principe finì in un burrone e più andava avanti più si stringevano le montagne e alla fine il sentiero si fece così stretto che egli non poté più avanzare di un passo. Non gli era possibile voltare il cavallo o scendere di sella e restò là imprigionato. Nel frattempo il padre, ammalato, lo attendeva, ma egli non tornava mai. Allora il secondo figlio disse: andrò io a cercare l'acqua. E pensava tra sé: mi sta proprio bene se mio fratello è morto. Il regno tocca a me. Il re dal principio non voleva lasciare andare neanche lui, ma finì col cedere. Il principe se ne andò per la stessa strada e incontrò anche lui il nano, che lo fermò e gli chiese: dove vai così di fretta? Razza d'omicciattolo, disse il principe, non hai bisogno di saperlo, e pieno d'arroganza proseguì il suo cammino. Ma il nano lo maledisse e anch'egli finì in un burrone, come l'altro fratello, senza poter andare avanti né indietro. Questo succede a chi è superbo, dato che neanche il secondo figlio tornava, il più giovane volle andare anche lui a cercare l'acqua e il re dovette lasciarlo andare. Quando incontrò il nano e quegli gli domandò: dove vai così di fretta? E gli rispose: cerco l'acqua della vita perché mio padre è ammalato e sta per morire. Sai dove si trovarla? No, rispose il principe. Allora te lo dirò io, poiché ti sei comportato bene con me. Zampilla da una fonte che si trova in un castello incantato. Per potervi entrare ti do una verga di ferro e due pagnottine. Con la verga batte tre volte al portone di ferro del castello e si spalancherà. All'interno ci sono due leoni con le fauci aperte, ma se tu getti loro il pane si spalancheranno, si placheranno. Allora corri a prendere l'acqua della vita prima che scocchino le 12, altrimenti il portone si richiude e tu resti imprigionato. Il principe lo ringraziò. Prese la verga e il pane, andò e trovò tutto quanto proprio come aveva detto il nano. Il portone si spalancò al terzo colpo di verga. Dopo aver ammansito i leoni, egli entrò nel castello e giunse in una bella sala. Là c'erano dei principi stregate ed egli tolse loro gli anelli dal dito. Qui c'erano anche un pane e una spada ed egli prese e li portò via. Più avanti trovò una stanza dove c'era una bella fanciulla che si rallegrò vedendolo. Lo baciò e disse che egli l'aveva liberata e doveva aver tutto il suo regno e se fosse tornato entro un anno avrebbero celebrato le nozze. Poi gli disse dove si trovava la fonte con l'acqua della vita.
ma doveva sbrigarsi ad attingerla prima che scoccassero le 12. Proseguì finché giunse in una stanza dove si trovava un bel letto appena fatto e siccome era stanco volle prima riposarsi un po', si distese e si addormentò e quando si svegliò stavano suonando le 11:15. Allora si alzò in piedi, tutto spaventato, corse alla fonte e riempì d'acqua un bicchiere che era lì vicino e si affrettò ad andarsene. Stava uscendo dal portone di ferro che suonavano le 12 e il portone si chiuse con tanta violenza che gli portò via un pezzo di calcagno, ma egli era contento di essere riuscito a prendere l'acqua della vita. Si mise in cammino verso casa e passò nuovamente accanto al nano. Questi, vedendo la spada e il pane, disse: "Hai guadagnato un bel tesoro, con la spada puoi sconfiggere interi eserciti, il pane non finisce mai." Ma il principe non voleva tornare a casa dal padre senza i suoi fratelli e domandò: "Caro nano, puoi dirmi dove sono i miei due fratelli? Sono andati alla ricerca dell'acqua della vita prima di me e non hanno più fatto ritorno." "Sono prigionieri fra due monti," rispose il nano. "Li ho stregati in questo modo a causa della loro superbia." Allora il principe lo supplicò tanto finché il nano finì con liberarli, ma disse ancora: "Guardati da loro, hanno il cuor malvagio." Quando giunsero i fratelli, egli si rallegrò e raccontò loro tutto ciò che gli era accaduto. Aveva trovato l'acqua della vita e ne aveva riempito un bicchiere, aveva liberato una bella principessa che lo avrebbe aspettato per un anno. Poi sarebbero state celebrate le nozze ed egli avrebbe ottenuto un grande regno. Poi se ne andarono insieme a cavallo e capitarono in un paese dove c'erano guerre e carestia e il re credeva già di essere condannato a morire nella miseria. Allora il principe andò da lui e gli diede il pane col quale nutrì e saziò l'intero regno. Poi gli diede anche la sua spada, con la quale il re poté, scusate, ma mancano delle lettere e quindi non avevo capito, abbattere gli eserciti dei suoi nemici e poté vivere in pace. Allora il principe riprese il suo pane e la sua spada. E i tre fratelli proseguirono il viaggio, ma giunsero in altri due paesi dove regnavano guerra e carestia. E il principe diede ogni volta al re il suo pane, la sua spada, e così salvò i tre regni. Poi si imbarcarono su di una nave e presero il largo. Durante il viaggio i due maggiori parlarono fra loro e dissero: "Il più giovane ha trovato l'acqua della vita e noi no. Così nostro padre gli darà il regno che spetta a noi e così ci toglierà la nostra fortuna." Ma allora pensarono di vendicarsi e si misero d'accordo sul modo di rovinarlo. Aspettarono che fosse addormentato profondamente e presero l'acqua della vita, vuotandogli il bicchiere e riempiendolo con amara acqua di mare. Quando arrivarono a casa, il più giovane portò il bicchiere al re ammalato perché bevesse e guarisse, ma il re aveva appena bevuto un sorso dell'amara acqua di mare, che la sua condizione si aggravò. E mentre si lamentava, arrivarono i due fratelli maggiori e accusarono il più giovane dicendo che aveva voluto avvelenare il padre, essi invece gli avevano portato la vera acqua della vita e gliela porsero. L'aveva appena assaggiata, che subito egli sentì il suo male sparire e tornò a essere forte e sano come in gioventù. Poi i due fratelli andarono dal minore, lo divisero e dissero: "Hai trovato l'acqua della vita? La fatica che è stata tua, mentre la ricompensa è nostra. Avresti dovuto tenere gli occhi aperti e te l'abbiamo presa sul mare mentre dormivi. Fra un anno uno di noi due si prenderà la tua bella principessa, ma guardati bene dal parlare col babbo, tanto non ti crederebbe e se dici una sola parola perderai anche la vita. Se taci invece ti faremo grazia." Ma il vecchio re era in collera col figlio minore e credeva che avesse cercato di ucciderlo, perciò radunò la corte e sentenziò che doveva essere ucciso segretamente con un colpo di fucile.
Un giorno il principe partì per la caccia senza sospettar nulla e il cacciatore del re dovette accompagnarlo. Quando furono soli nel bosco, il cacciatore aveva un'aria così triste che il principe le disse: "Che hai, mio caro?" Il cacciatore rispose: "Non posso dirlo, ma devo farlo", disse il principe. "Orsù, dimmi cosa c'è che ti perdonerò." "Ah", disse il cacciatore, "devo uccidervi, me l'ha ordinato il re." Allora il principe si spaventò e disse: "Caro cacciatore, lasciami vivere, io ti do le mie veste regali. Tu in cambio dammi il tuo brutto vestito." E il cacciatore disse: "Lo farò volentieri, non avrei potuto sparare contro di voi." Allora il cacciatore prese i vestiti del principe, il principe quelli del cacciatore e si addentrò nel bosco. Dopo qualche tempo giunsero al vecchio re tre carri carichi d'oro e di pietre preziose. Per il figlio minore li mandavano i tre re ai quali il principe aveva prestato il pane per sfamare, il popolo e la spada per sconfiggere i nemici. Ne fu addolorato e pensò che suo figlio poteva forse essere stato innocente e disse ai suoi: "Ah, se fosse ancora vivo, come mi dispiace di averlo fatto uccidere." "Allora ho fatto bene", disse il cacciatore, "mi è mancato il coraggio di ucciderlo." E raccontò al re come erano andate le cose. Il re si rallegrò e fece bandire in tutti i regni che suo figlio poteva tornare e che sarebbe stato il benvenuto. La principessa intanto aveva fatto costruire davanti al suo castello una strada tutta splendente d'oro e aveva detto ai suoi domestici: il cavaliere che l'avesse percorsa tutta dritta verso di lei era il vero sposo e dovevano lasciarlo entrare. Chi invece aveva cavalcato a lato della strada non era quello vero e non dovevano lasciarlo entrare. Quando il tempo fu quasi trascorso, il maggiore pensò di affrettarsi di andare dalla principessa presentandosi come il suo liberatore. Così l'avrebbe avuta in moglie e ne avrebbe ottenuto il regno. Partì dunque a cavallo, ma quando giunse davanti al castello e vide la bella strada dorata, pensò: sarebbe un peccato passarsi sopra a cavallo. Così deviò verso destra e cavalcò al lato della strada, ma quando arrivò davanti al portone gli dissero che egli non era il vero sposo e che doveva andarsene. Poco dopo si mise in viaggio il secondo principe e quando arrivò alla strada d'oro e il cavallo ci aveva già messo un piede, pensò: sarebbe un peccato, potrebbe rovinarsi. Così deviò verso sinistra e cavalcò al lato della strada, ma quando giunse davanti al portone gli dissero che egli non era il vero sposo e che doveva andarsene. Quando l'anno fu trascorso, il terzo principe pensò di lasciare il bosco e di recarsi dall'amata per dimenticare il suo dolore presso di lei. Perciò si mise in cammino e pensò sempre a lei e avrebbe già voluto esserci. E la strada d'oro non la vide neanche. Il suo cavallo ci passò proprio in mezzo e quando egli arrivò al portone gli aprirono e la principessa l'accolse con gioia e lo chiamò con suo liberatore e signore del regno. Così si celebrarono le nozze con gran gioia. Dopo le nozze, ella gli raccontò che suo padre lo invitava a recarsi presso di lui e che lo aveva perdonato. Allora egli andò e gli raccontò tutto, che i fratelli lo avevano ingannato e che egli aveva taciuto. Il vecchio re voleva punirli, ma essi si erano messi in mare e avevano preso il largo e non tornarono mai più.